Ben ritrovati, cari amici di ruvesi.it. Il Signore nel Vangelo di oggi ci rivolge per ben tre volte un invito: non abbiate paura. Ci dice: non abbiate paura degli uomini, non abbiate paura di chi può ammazzare il corpo ma non lo spirito, e poi non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella gena e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio, che è nei cieli. Sono parole confortanti quelle che il Signore ci rivolge, perché sa che ciò che blocca la vita dell'uomo è la paura. Ma da dove nasce la paura dell'uomo? Nasce da ciò che è nascosto, da ciò che non conosce, dal futuro, dal suo futuro sociale, dal suo futuro economico, dal suo futuro religioso. Ecco quali sono le paure che attanagliano il cuore dell'uomo. Ma Gesù ci ha detto nel Vangelo di oggi: non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato. E poi ci ha ricordato che noi abbiamo la chiave. Che cos'è questa chiave? È Dio, Padre, creatore dell'universo, il quale possiede tutte le risposte alle nostre domande. Allora non abbiamo veramente da aver paura. Non abbiamo da aver paura degli uomini, con la loro forza, con il loro potere, con la loro presunzione. Perché? Perché Dio è dalla parte di chi lo ama, di chi lo accoglie, di chi è capace di testimoniare al mondo il suo amore. Non dobbiamo aver paura di chi ammazza il corpo. E invece, perché non dobbiamo aver paura di chi ammazza il corpo? Perché anche con tutta la loro forza non possono toglierci la libertà di parola, non possono togliere la libertà che risiede nell'anima. Ecco perché subito dopo Gesù aggiunge: ma abbiate paura di colui che può invece ammazzare l'anima. Chi può ammazzare l'anima? Il compromesso, la corruzione, il peccato. Questo è il peccato più grande che può togliere all'anima la vita, e quindi l'uomo perde la libertà. E infine avete ascoltato: voi valete più di molti passeri. Se Dio si prende cura di esserini insignificanti come i passeri, immaginate per chi lo accoglierà nella propria vita e per chi sarà capace di mettere in essere l'amore che Gesù ci ha insegnato. E in che cosa consiste questo amore? È esattamente il contrario di ciò che ammazza l'anima: andare incontro all'altro, credere nella condivisione e soprattutto credere nel servizio che ognuno di noi ha da dare al prossimo e il prossimo ha da dare a noi. Buona festa dell'Ottavario!